Il tema monetario, sì, è un tema che può sembrare complesso, ma il fatto che se paesi molto diversi si danno la stessa moneta, questa rifletta un po' la media della potenza delle loro economie e quindi sia debole per chi è forte e forte per chi è debole, è abbastanza facile da capire. D'altra parte, quando il presidente Monti parlava del sacrificio che ha fatto la Germania, abbandonando il marco che era forte per entrare nell'euro che era debole, diceva una cosa che per molti cittadini tedeschi ha un senso. C'erano delle riluttanze, ma sicuramente i governanti tedeschi capivano che adottare una moneta debole per loro equivaleva a una svalutazione competitiva e quindi ci sono entrati molto volentieri perché questo gli ha permesso di massacrare la nostra industria, che come struttura di vantaggi comparati tutto sommato è abbastanza simile alla loro, nel giro di una quindicina d'anni, il che ovviamente non deve essere considerato come assolutorio delle colpe che il nostro sistema, sia nel settore pubblico che nel settore privato, ha, ma altrettanto indubbiamente è un peso dal quale sarebbe meglio che ora ci togliessimo nell'interesse della pacifica convivenza europea. Ecco, appunto, lei ha chiamato il suo libro Il tramonto dell'euro e ha parlato di una fase sostanzialmente post-bellica di ricostruzione. Forse ancora non ci siamo, ci saremo tra non molto. Come ripartire? Da cosa ripartire? Ma le analogie con la fase post-bellica sono anche iscritte, diciamo, nei dati che vi ho fatto vedere, perché le serie storiche, diciamo, secolari riferite all'indebitamento, in particolare a quello pubblico ma anche a quello privato, ci fanno vedere che noi siamo arrivati adesso nei paesi avanzati a un picco di debito che è stato raggiunto, uno simile, solo al termine della Seconda Guerra Mondiale, dove quello che aveva causato l'indebitamento era ovviamente lo sforzo bellico sostenuto da parte delle potenze alleate di quelle dell'asse. Qui ancora il conflitto non è risolto, però esattamente come in quel periodo siamo di fronte alla necessità di liquidare un immenso stock di debito. E quando ci si trova ad avere a che fare con debiti enormi, si hanno fondamentalmente due possibilità. La prima è non ripagarli, che è una cosa che nella storia dell'umanità è successa e poi si è andati avanti. La seconda è quella di attivare la crescita e una moderata inflazione. Sono contento di poter dire con un minimo di orgoglio che Olivier Blanchard, nell'ultimo post sul blog del Fondo Monetario Internazionale, riporta il parere di Lawrence Summers, che è stato consulente economico di Clinton, un altro grandissimo economista, il quale dice una cosa peraltro ovvia che dico anch'io nel mio libro, cioè che occorrerà avere un po' più di inflazione e dei tassi di interesse un pochino più bassi per liberarsi di questo immenso stock di debito. È esattamente quello che è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale, il che peraltro comporta anche un'altra cosa, che lo Stato sociale intervenga perché un sistema che si basa solo su pensioni private, come per esempio quello tedesco, ha tutto l'interesse ad avere dei tassi di interesse alti. Quindi in questo momento lo scontro fra Stati Uniti e Germania è uno scontro fra debitori, che sono gli Stati Uniti, e creditori, che sono i tedeschi. Ed è uno scontro il cui esito non possiamo prevedere, ma sicuramente non sarà favorevole ai tedeschi perché comunque sono più deboli militarmente, più deboli politicamente e quindi noi possiamo solo assistere a quello che è appunto un tramonto dell'euro, cioè un fenomeno naturale, inevitabile, brutto perché dopo viene la notte, ma bello perché poi ci sarà un altro giorno. Come dico spesso, basta prendere la stessa legge con cui noi siamo entrati nell'euro e cambiarla, mettendo due nomi diversi. Non necessariamente deve essere lira per tornare indietro, dimentichiamoci ovviamente quel cambio assurdo 1936,27, il nuovo cambio sarà 1-1 in modo tale che nessuno si accorgerà anche del cambiamento, lo stipendio rimarrà della stessa cifra, i prezzi rimarranno della stessa cifra, non bisognerà cambiare neanche i cartellini dei prezzi, quindi le technicalities sono per quello che sono vale a dire delle cose che si considerano quando si sa già dove si vuole andare a finire. Se si vuole andare a finire per l'uscita, poi dopo come farlo è secondario. Dire che sia impossibile una cosa che è già avvenuta, vale a dire cambiare una moneta, oppure che è successa tantissime altre volte in tante altre situazioni, se pensi, boh, la Cecoslovacchia, sono divisi in due, uno ha preso una moneta, uno ha preso un'altra, la Russia, c'era l'impero russo, aveva il rublo, adesso sono tante altre monete differenti, è assurdo dire che è impossibile. È complicato, ma ripeto, si può fare.
bisogna fare anche una scelta politica, cioè ci sta bene questa configurazione, cioè era questa l'Europa che c'era stata prospettata sin dall'inizio? Non mi sembra, purtroppo ci siamo affidati a questo famoso vincolo esterno, abbiamo visto purtroppo le regole per il mantenimento della moneta unica favorisce qualcuno e sfavorisce qualcun altro, noi naturalmente sappiamo da quale parte siamo. Allora ormai le persone hanno preso effettivamente coscienza della situazione e sarebbe il caso quindi di chiederlo agli italiani anche andando a votare, visto che per l'appunto non è possibile poter far ricorso a nessun tipo di referendum, di andare a votare alle elezioni europee nei confronti dei partiti che prendono delle decisioni estremamente nette. Di fatto è un referendum, perché gli italiani possono essere anche felici di essere in questa situazione, però glielo dobbiamo chiedere, perché se non glielo chiediamo non lo sappiamo. Ma se gli italiani diranno no, non mi sta bene, perché voteranno quei partiti che invece hanno messo a base del proprio programma il fatto di uscire dall'euro, e attenzione, uscire dall'euro non significa dell'Europa, io sono realmente un europeista convinto, convintissimo, ma proprio perché sono un europeista intravedo che il disegno d'Europa può essere perseguito in un altro modo, non in questo modo. In questo modo è il peggiore dei sistemi possibili immaginabili. Bisogna avere anche il coraggio, la forza di riconoscere gli errori fatti. C'è molta disinformazione su questo argomento. Nessuno ha mai spiegato veramente ai lavoratori che, non potendo, questo è l'importante, e grazie di questa domanda, ci siamo affidati a un sistema di cambi fissi, quindi noi non possiamo svalutare per poter essere competitivi. Praticamente l'euro non può essere svalutato e quindi per poter essere competitivi bisogna fare le svalutazioni interne, cioè bisogna svalutare i salari. Quindi già ho detto tutto quanto nei confronti dei lavoratori. Il lavoratore che guadagnava e che guadagna adesso 1000 euro guadagnerà 1000 lire. Naturalmente, siccome il lavoratore non va a fare la spesa in Germania o in Olanda, ma la va a fare sotto casa, si rapporterà con prezzi in lire. Vorrà dire che comprerà più beni e servizi italiani rispetto a quelli invece esteri. Abbiamo visto che ormai gran parte dei prodotti alimentari sono o di produzione tedesca o francese. Iniziamo a ricomprare la roba italiana, non solo, ma con la ritrovata lira, che possiamo chiamarla Fiorino, qualsiasi nome, Ducato, non importa, ma nostra, dove noi abbiamo effettivamente la sovranità e soprattutto anche la determinazione delle politiche economiche, non ce lo devono dire da fuori quello che dobbiamo fare, perché alla fine siamo più bravi noi, potrebbe sicuramente dare la possibilità al lavoratore di avere un potere d'acquisto alla fine superiore, perché il cambio, le ripeto, non è più, come diceva il professor Borghi, 1936,27, ma bensì per facilità 1 a 1, okay. È un'unità di misura, è come dire, scusi, lei quanto è alto? 1,85 m? Dice no, 185 centimetri, esattamente la stessa identica cosa. Poi dopo il rapporto con cui la nuova lira, il nuovo fiorino, il nuovo ducato, come lo vogliamo chiamare, noi lo rapporteremo all'esterno in altra maniera, ma ripeto, noi la spesa, il lavoratore la fa in Italia, non va in Germania a fare la spesa, perlomeno la maggioranza.